Questo video è il primo episodio della serie Cronache Biogeologiche, che tratterà degli eventi in ordine cronologico, dalla formazione del pianeta Terra fino ad arrivare ai giorni nostri. Tutto ciò che esiste oggi sul pianeta lo diamo per scontato: città, persone, animali, piante, montagne, il cielo e la stessa Terra su cui camminiamo. Ma all'inizio tutto questo non esisteva. L'era in cui la Terra prese forma è talmente lontana nel tempo che se ci fossimo trovati sulla sua superficie in quel momento non avremmo mai pensato che in futuro avrebbe ospitato oceani blu e la vita stessa. La Terra iniziò a formarsi circa 4,6 miliardi di anni fa, a seguito dell'agglomerarsi del materiale roccioso che all'epoca formava un gigantesco anello intorno alla nostra stella rimasto dopo la sua formazione. 4 miliardi e 543 milioni di anni fa, la prototerra aveva accumulato parte della sua massa grazie allo schianto di meteore ed asteroidi sulla sua superficie. Quando il nostro pianeta ebbe raggiunto il 40% del raggio odierno, si verificò la cosiddetta catastrofe del ferro, a causa della fusione delle rocce interne al pianeta, che portarono i metalli a sprofondare all'interno di esso, formando il nucleo ferroso, generando una prima separazione tra mantello e nucleo. Oggi la Terra, grazie al nucleo ferroso e la sua rotazione all'interno del pianeta, possiede il campo elettromagnetico che avvolge il pianeta e protegge l'atmosfera dalle particelle cariche che provengono dal Sole, permettendo così la vita sulla Terra. 4 miliardi e 533 milioni di anni fa, il planetoide Theia, grande all'incirca quanto Marte, colpì la superficie terrestre con un'angolazione tale che ne determinò un'inclinazione dell'asse di circa 23 gradi, che ancora oggi il nostro pianeta possiede, dandoci le stagioni. Questo impatto causò la totale fusione del nostro pianeta, che in quel momento diventò una gigantesca palla di magma incandescente. Sempre a causa dell'impatto con il planetoide, una grande quantità di materiale fu scaraventata via dalla superficie del pianeta Terra. Tutto quel materiale finì in orbita intorno ad essa, formando un temporaneo anello di rocce e polveri che dopo 6 milioni di anni dall'impatto si aggregarono formando la Luna. 4 miliardi e 383 milioni di anni fa, con un primo raffreddamento della superficie terrestre, si ha la formazione di una primordiale crosta terrestre di basalto. 4,1 miliardi di anni fa, a causa di un'interferenza gravitazionale di Giove alla cintura degli asteroidi che si trova tra quest'ultimo e Marte, si ha un direzionamento di una grande quantità di asteroidi e comete verso il sistema solare interno. Un gran numero di questi corpi colpì anche la Terra e la Luna, nell'intenso bombardamento tardivo, nei 100 milioni di anni successivi. Questi impatti portarono nuovamente alla fusione della crosta terrestre, ma gli stessi portarono anche una grande quantità di acqua e sostanze che permisero in seguito la comparsa della vita. Di questi impatti oggi, sulla Terra, non ne si ha prova, a causa dei processi geologici ed erosivi che nei milioni di anni ha portato questi crateri a scomparire. Invece sulla Luna, dove i fenomeni erosivi non si verificano, i crateri che si formarono in quel periodo rimasero inalterati. Oggi la sua superficie è costellata da migliaia di crateri che si formarono miliardi di anni fa e che oggi possiamo ammirare osservandoli nelle notti di luna piena. Con il cessare dei grandi impatti 4 miliardi di anni fa, la Terra si raffreddò nuovamente, formando una seconda crosta solida di basalto. Sempre in questo periodo si ha la presunta comparsa delle primordiali forme di vita non batterica, quindi ancora più antichi dei procarioti, che si originarono dai processi e le interazioni chimiche tra l'atmosfera e i primi oceani. 3,8 miliardi di anni fa, con il definitivo cessare dell'intenso bombardamento tardivo, si originarono i primi organismi batterici, i procarioti. Questi stessi organismi aiutarono con i loro processi biochimici alla formazione dei primi oceani, che però non sono ancora come quelli odierni di colore azzurro, ma verdastri. Infatti, a causa dei loro processi biologici anossici, cioè non basati sull'ossigeno, non permettevano il legarsi del ferro con esso per formare ossido di ferro e cadere sul fondo degli oceani, che invece a causa di ciò si legava con altri elementi, donando ai mari un colore verdastro. 3,5 miliardi di anni fa si ha già la comparsa dei primi stromatoliti e 3 miliardi e 460 milioni di anni fa i primi batteri fotosintetici anossici. 3,3 miliardi di anni fa si ha già la formazione del primo supercontinente Svalbard, composto dai primi frammenti del cratone africano, australiano e dall'Antartide. 2,9 miliardi di anni fa si ha la prima glaciazione e 100 milioni di anni dopo anche la frammentazione di Svalbard.
In questa epoca sono molto comuni gli stromatoliti che proliferano nelle acque basse di marea. Sempre in questo periodo si ha la stabilizzazione dei cratoni, i nuclei che andranno a formare i continenti odierni. Sempre 2,8 miliardi di anni fa si ebbe probabilmente anche il capovolgimento degli strati superiori del mantello. Tra i 2,8 e i 2,5 miliardi di anni fa, i cianobatteri migliorarono il meccanismo della fotosintesi, portando alla liberazione di grandi quantità di ossigeno nell'atmosfera. L'innalzamento dei livelli di ossigeno portarono ad un cambiamento chimico nelle rocce e alla catastrofe dell'ossigeno. Questo cambiamento nella composizione atmosferica provocò l'estinzione di tutte le forme di vita anossiche, che non utilizzavano l'ossigeno nei loro processi biologici. In questo 1,5 miliardi di anni si è assistiti alla nascita del pianeta e alla formazione del suo satellite e poco dopo anche alla nascita delle prime forme viventi che hanno aiutato con i loro processi biochimici alla formazione degli oceani e il conseguente cambiamento nella composizione chimica delle rocce dell'atmosfera. Nel prossimo capitolo della vita nuovi eventi geologici porteranno alla comparsa di forme di vita più complesse, il preludio di una nuova era per la vita. Bene ragazzi, spero che questo primo episodio di Cronache Biogeologiche vi sia piaciuto. Ho voluto creare questa serie per poter riassumere la storia del nostro straordinario pianeta, dalla sua formazione ad oggi, mettendo in evidenza come la geologia abbia influenzato la nascita e l'evoluzione delle prime forme di vita e viceversa. Se volete, seguiteci anche su Facebook ed Instagram. I link sono in descrizione. Ricordati di mettere mi piace se ti è piaciuto il video e di iscriverti per sostenere il canale. Un saluto da Uzi Studios e alla prossima!